Nascono i gruppi di cammino, una realtà particolare che mira a far bene alla salute e non solo. Di che cosa si tratta? Far bene alla salute in quanto camminare, fare attività fisica, aumenta sicuramente la tonicità muscolare, riduce chiaramente il fabbisogno di farmaci, specialmente per la pressione, per il diabete, riduce il rischio cardiovascolare e riduce anche il rischio di tumore. Quindi camminare fa sicuramente particolarmente bene alla salute, come dimostrato ormai in molte parti d'Italia, di Nord Italia e di Europa. Quindi questo è secondo noi un obiettivo, secondo noi vuol dire Comune, ASL, Rete Città Sane e tanti altri partner che fanno parte di questo gruppo, dico di ridurre il rischio perché veramente può consentire di vivere meglio e più a lungo. Ecco, perché camminare fa così bene alla salute e soprattutto anche di una specifica fascia di popolazione? L'attività fisica previene tutta una serie di malattie, soprattutto le malattie croniche. E, tra l'altro l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è dato come obiettivo quello di aumentare del 100% la popolazione europea che nel 2020 si muoverà regolarmente. E questo, se lo dice un ente internazionale, vuol dire che ormai le evidenze scientifiche delle ricadute positive in salute sono un dato di fatto. Quindi, in definitiva, camminare riesce anche ad essere una cura preventiva? Cioè, è una vera prevenzione, ecco, e la prevenzione è l'unica attività in sanità che faccia risparmiare, tutto l'altro è un costo, quindi di conseguenza non solo fa bene alla salute, ma fa bene anche alla nostra sanità.